Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video di Curse. Ok, questa volta dovremmo andare a salvare Victoria, perché siamo ritornati nei panni di Darien. Perché se vi ricordate, nella scorsa puntata Victoria si è fatta catturare come un idiota. Però prima prendiamo questa balestra, che sarebbe la balestra di LeChat, suppongo. Chi ha recuperato Victor? Il vecchietto. Please hurry over to the atrium. I'll try and contact the police. Sì, vabbè. Qui che c'è? Dei dardi per balestra. E meno male che ce li ha dati. Perché gli altri dardi che avevo, se vi ricordate, li ho dati tutti a Victoria. Anche se io come al solito userò la pistola adesso e non la balestra. Tu che hai, Abdul? Ah, un'arma. Ha il manganello. E il mortaio e pestello, vabbè. Ok, possiamo andare. Che hai visto? Ah, vabbè, qui dice sempre le solite cose sull'orologio. Dovrei andare per di qua. Oramai sto imparando a memoria i corridoi e le vie che devo seguire in questo museo. Ok, qua faccio una salvatina, perché non si sa mai che cosa mi potrebbe aspettare oltre questa porta. E non succede niente. Dov'è Victoria? Intanto qui c'è l'occhio di Iside, o sbaglio? Oh cazzo! Aia, hanno ammazzato Victor! Ma non poteva stare con Abdul, al sicuro! La pagherete molto a cara! Ma saranno finiti già.
Io direi di curarmi. Ah, ce ne stanno altri due. Ma guarda che telecamera! Come già ampiamente detto nelle scorse puntate, non mi aiuta proprio. E anche questi due sono andati. Però non mi droppano niente. Che le hanno messe a fare? Dove sta il corpo di Victor? Eccolo. Ah, però Victor mi ha lasciato qualcosa di sali e del mentolo. Povero vecchierello, hai campato così tanto fino adesso. Hai trovato una leva dell'ascensore. E vabbè. Eppure Victor è andato. Ma adesso dove devo andare io però? Che ci devo fare con la leva dell'ascensore? Qui non si apre. Qui è chiuso. Devo risalire. Ma stanno tutte chiuse le porte. Ma non è che devo tornare a quell'ascensore? E dove si trovava? Per la sala commemorativa, forse di qua. Un altro sicario. Allora vuol dire che siamo sulla strada giusta. O no? Vediamo cosa aveva. Niente. Quest'altro niente. Controlliamo la mappa. Andiamo di qua. E qui c'è un altro zombie.
Prendiamo pure questi sali. Qui è chiuso. Qui c'è una mummia. Meno male che c'è un amuleto. Qui che dice? No. E adesso che succede? Che cos'è questo rumore? E c'è del fumo? O sbaglio? Vabbè, io intanto salvo. E poi vedo di usare la leva che mi ha dato Victor in punto di morte. Anzi, quando era già cadavere. Però non la fa usare. Non è possibile. Ah, devo ridare corrente. Quindi devo andare di qua. No. E come faccio a ridare corrente? Scusa. Ah, che palle. Chissà adesso dove devo andare. Ah, qui è tutto chiuso. Aia. E carica Darien. Almeno mi ha dato delle pallottole. Quanti colpi ho ancora? Ah, 103. Allora sto a posto. Ho un ascensore. Questo ascensore di manutenzione non ha corrente, qualcuno ha tolto la leva di comando. Ah, quindi dovevo andare qua. Ah, bella sorpresa.
Ok, qua che dice? Non dice niente. No. Allora salvo qui. Ok, dove mi porta questo ascensore? Dove siamo? Dai. Qua non c'è nulla, negli scaffali, niente. Adesso state incominciando veramente a stancare. Oh, era un pelo. Chissà dove l'hanno portata Vittoria. Ma salviamo pure qua. Sì, ma non riesco a capire dove sono. Ci sono due porte adesso. È sbucata un'altra mummia. No, mi ha preso. Devo usare per forza il mentolo. Ma posso usare un amuleto? Che palle! Vabbè, tanto ce ne ho sì. Quale porta apro adesso? Quella piccola o quella grande? Proviamo con quella grande, va. È chiusa, quindi devo per forza aprire quella piccola. Un libro che non si legge. Ma che schifo, pure i sorcetti lo dovevamo trovare.
Direi che in questa stanza non c'è più nulla e ce ne possiamo andare. Addirittura hanno messo anche un lavandino e un water nel seminterrato. E adesso? Tre porte. Salvo anche qui. Non si sa mai. Oh, ma quanti nemici avrò eliminato dall'inizio della puntata? Non finiscono più. Mentolo. Sì, ma non riesco a capire, non troviamo nulla in tutte queste stanze. Dove stiamo andando? Solo sicari, zombie e mummie. È come se ci facessero perdere tempo. Abdul. My friends, forgive me. There were too many of them. They have taken Miss Sutton hostage and demand that you return the Eye of Isis if you wish to see her again. The trade-off will take place at the train station. If you go through the sewers below, maybe you can head them off. Ma tu guarda un po', dobbiamo cedere alle loro richieste. Possibile. Ah, quindi è da qua che si passa per le fogne. Devo spostare questa cosa. C'è qualcosa intanto. Prima di salvare però vorrei finire di controllare le zone in cui non sono passato ancora. Allora, vediamo la mappa. Di qua c'è un vicolo cieco. E vabbè. Qui c'è una porta ed è chiusa anche questa. Quindi dobbiamo andare per forza dove ci ha detto Abdul. Controlliamo anche se Abdul ha qualcosa nell'inventario. Sempre le stesse cose.
Che poi dico io, Abdul, ti sei sempre salvato le chiappe fino adesso? Avevi anche il manganello per difenderti? E ti sei fatto fregare? Vabbè, salviamo, va. E adesso Darian non dovrebbe aprire la botola. No. Oh, adesso me l'ha sbloccata. E quindi? Darian, come. Un bel posticino. Quickly, use the sewers below to get to the train station. E ho capito. Vediamo la mappa. Poi vorrei capire perché mi toglie sempre l'arma. Quanti colpi ho? 99. Ho caricato così non mi faccio trovare impreparato. Ma vabbè, non se ne può più. No, ma comunque tra un po' devo chiudere la puntata perché mi sono rotto di eliminare nemici. Prendiamo l'amuleto. Allora, secondo la mappa c'è una stanza da controllare e ci sono due strade che conducono ad un'unica via. Compagnia Idrica Metropolitana, tunnel di servizio est. Hai trovato un lanciafiamme. Io già ce l'ho il lanciafiamme, scusa. Sto pieno di oggetti. Qui non ci dovrebbe essere più nulla, vero? Vabbè, usciamo, sennò questo vuole prendere sempre il lanciafiamme. Oh merda! Mi sono fatto infettare di nuovo e non ha nemmeno niente questa mummia.
Adesso dove vado? Che c'è qua? Abbiamo aperto un passaggio. E tra l'altro è l'unica via in cui possiamo andare. Questa porta ovviamente è finta. E vediamo di qui cosa c'è. E te pareva un'altra mummia. E non mi vuole neanche lasciare andare. No, vabbè, basta. Per questa puntata può bastare anche così. Distruggo quest'ultima mummia e poi vado alle scale. E ci salutiamo lì. Ma guarda fino a dove mi ha fatto indietreggiare questa mummia maledetta. E non aveva neanche nulla con sé. Altra porta finta. E vabbè. Questo cartello che dice? Accesso alle fognature, pericolo, solo personale addetto. Ma come, perché non stavamo già nelle fogne? Boh. Mi sa che però se scenderemo ancora più giù ci sporcheremo un bel po'. Comunque questo video finisce qui. Mi dispiace che non sia successo niente di importante, a parte il recupero della statuetta e la morte di Victor, perché come avete visto ho eliminato solo nemici in questa puntata. Però se vi è piaciuto lo stesso il video lasciate un bel mi piaciozzo, commentate e condividete, che noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. Ciao!